Ciao e ben ritrovato al secondo appuntamento del percorso Le basi del trading. In questo video saremo accompagnati da Walt Disney che ci lascia questa bellissima ispirazione, ovvero tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli. Quindi facciamoci coraggio, prendiamoci per mano e proseguiamo nel nostro viaggio insieme. Ed in particolare quest'oggi vedremo come l'avvento della tecnologia e dei broker online hanno modificato gli scambi e le differenze sostanziali tra broker ed istituzioni. Per arrivare alla nascita dei primi broker online è necessario fare un passo indietro e partire dagli anni 70, perché è proprio in questo lasso di tempo in cui assistiamo ad un evento che in futuro rivoluzionerà gli scambi di tutto il mondo. Proprio in questi anni assistiamo infatti ad una forte deregolamentazione dei mercati, ovvero viene attuato un processo di snellimento e diminuzione delle regole e delle leggi riferite al sistema finanziario. Si pensi che questo tipo di manovra negli studi macroeconomici che ho affrontato negli anni passati risulta essere uno degli argomenti più importanti per la storia dell'economia in generale, perché è proprio grazie a questo evento che tutte le nazioni del mondo possono scambiarsi tra loro i prodotti senza sottostare a regolamenti o direttive che fino a poco tempo prima limitavano gli scambi. Ovviamente non sono qui per farti una lezione di macroeconomia, per cui ti indicherò solo le motivazioni principali che hanno portato a questo tipo di manovra. Innanzitutto si è pensato che i mercati funzionassero meglio quando hanno piena libertà d'azione, perché permettono di far fluire i capitali dai settori in declino verso nuovi impieghi più redditizi, aumentando così la produttività dell'economia e l'efficienza complessiva di tutto il sistema. Inoltre, con la nascita dei nuovi strumenti finanziari sempre più sofisticati, grazie a questa apertura si è permesso di offrire nuove possibilità agli operatori finanziari e a tutti gli investitori. Infine, con la nascita dei sistemi informatici degli ultimi decenni, si è permesso di abbattere i costi di transazione delle operazioni, dando quindi inizio ad una nuova forma di trading. Da qui la diffusione di Internet. A partire dagli anni 90 del Novecento ha permesso l'invio e la ricezione di informazioni, nonché l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari in tempo reale. Con la Costituzione